ciuchini che volano. Ma che bello! Ma guardate come sono belli questi ciuchini, questi asinelli. Un simbolo della comunità valenciana, tra l'altro, e sono animali molto, molto intelligenti, molto sensibili e molto belli. Un'altra curiosità, per chi non lo sapesse, probabilmente non lo sapete, ci sono tante opinioni contrastanti sul nome Costa Blanca, perché credo che al giorno d'oggi ancora non si è risolto l'arcano, non si è svelato, diciamo, l'arcano. Tra altri motivi del nome Costa Blanca, qualcuno dice che è dovuto al fatto che effettivamente qua in questa zona ci sono tantissimi ciliegi e mandorli che, dipendendo dalle varietà, fioriscono e fanno fiori soprattutto color bianco. L'altra varietà è rosa, ma qua, raga, in primavera inizia a diventare uno spettacolo. Si vedono, e qui non c'è quasi niente ancora. Vedete là in fondo, è uno spettacolo, vedete campi distese in fiore di ciliegi, tutti o mandorli con i fiori color bianco. Quindi questa è un'altra delle ragioni per la quale si potrebbe, usiamo il condizionale, attribuire il nome di Costa Blanca appunto alla zona, alla Costa Blanca. Oggi, bimbi, sto video è veramente improvvisato, no? Di più, è improvvisatissimo, perché sono sincero, sono svogliato, lo ammetto, svogliatissimo, e oggi è una di quelle giornate. Che giorno è oggi? È il 14 aprile, ci sono 28 gradi, una di quelle giornate da spiaggia, no? Da relax, dove il corpo dice, siamo in primavera, ma già sento questo... Samu, ti sento camminare, tesoro. Cioè, adesso magicamente devi venire giù. Eri su finora, devi venire giù. Ti sento i passi, vabbè, fa quello che vuoi. Quindi il corpo dice, siamo in primavera, ma sento questi segnali d'estate che stanno arrivando, questa tranquillità, e fammi rilassare. È chiaro, io invece, camminate del 58, chilometri, 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 come vedete sto praticamente girando, sto filmando da... quello che qua nella zona dove io vivo, perché non so se qualcosa di caratteristico della comunità valenciana, che comunque in valenciano si dice riurau, e siamo soliti trovarlo in ogni frazioncina, in ogni paesino. Il riurau non è altro che dove una volta venivano a lavare appunto i panni, i vestiti, le cose, i cocci. E addirittura, infatti, c'è anche un percorso da qualche parte qua vicino anche a Denia, dove tu a piedi puoi andare a visitare tutti i riurau di un determinato comprensorio. E quindi qua immaginatevi, ambiente pacifico, uccellini, acqua che scorre, dopo neanche il caffè mi ha svegliato, qui ci vorrebbe una bella amaca e siesta, che comunque non ho mai fatto. In questo senso non mi sono mai spagnolizzato. L'argomento di cui volevo parlare oggi, che è realmente molto molto light, che ce l'ho in cantiere a livello neuronale da un po' di tempo, è dal momento che molte volte nei commenti, secondo il tipo di video che faccio, vedo questa, ogni tanto, queste perle, c'è qualcuno che non so come mai ha questo vizio, probabilmente, cosa vi devo dire, ragazzi, a volte non c'è tanta apertura mentale, o non si capiscono le cose, o non si sta attenti, non si segue, oppure ecco proprio, magari ci sono là due neuroni che combattono tra loro, come il tennis del Vic 20 dei primi anni 80, vi ricordate? Tom, tom. Così, nonostante le raccomandazioni di dire, bimbi, io faccio un discorso generalizzato, no, c'è sempre quello, ma perché la mia esperienza, Vic 20, tennis del Vic 20, che era il tennis, ma anche il football del Vic 20, quello, Vic 20,
due neuroni giocando tra loro, ok? A cosa mi riferisco? Per esempio, tutti i commenti, o quasi tutti i commenti a cui io faccio un po' riferimento, scaturiscono per esempio nei video dove io parlo comunque di cose che riguardano più che altro la vita in Spagna, no? Ma senza andare troppo lontano, anche l'ultimo, quando ho fatto il video che è intitolato "Ormai la Spagna non conviene più", c'è sempre qualcuno che ti esce fuori e ti dice dovresti venire a, ma dovresti andare là, quello invivibile, quell'altro invivibile, questo invivibile, questo invivibile. E io mi raccomando sempre e dico, ragazzi, è un discorso generalizzato. Allora mi sento in dovere in questo momento di fare una grossa distinzione, così finalmente lo capite, e vediamo se dalle palettine del VIC 20, quelle due, si aggiunge un'altra. Perlomeno quell'altra dice, ferme tutte e due. La Spagna è una nazione, grande. Iniziamo dall'ABC. La Spagna è una grande nazione, il cui territorio è più grande e più esteso dell'Italia. Sì, fin qui ci siamo. Dunque, la Spagna ha 47 milioni di abitanti. L'Italia quanti ne fa? 62 milioni. Ok, nel suo territorio, che non è così densamente popolato come l'Italia, nella sua vastità esistono varietà di dinamiche che, messe tra loro, poi fanno come un denominatore comune, e da lì si estrapola un profile appunto generalizzato su X cosa, Y cosa, Z cosa. Per quanto riguarda la vita in Spagna e tutto quello che è vincolato alla vita in Spagna, bisogna fare al giorno d'oggi, anno 2024, e comunque non solo nell'anno 2024, è già da un po', una netta e profonda distinzione, che comunque credo che non sia doverosa solo in Spagna, ma anche su altri molti paesi europei e non, tra vivere nelle città e vivere nel resto. Per città non intendo dire città di 100, 200, 300 mila abitanti, stiamo parlando delle grandi città, da all'incirca quasi un milione di abitanti fino a 2-3 milioni di abitanti. Nel caso della Spagna stiamo parlando di città per esempio come Valencia, Barcellona, Madrid e mettiamoci anche Siviglia, rispettivamente 800.000 abitanti, 1 milione e mezzo di abitanti, quasi 3 milioni tra Interland e tutto, e Siviglia 600.000-700.000. Se io a modo mio stilo una classifica, grazie anche al fatto che mi sono informato, istruito a priori, se a tutto non posso arrivare, devo dire, e a volte l'ho anche detto, raga, le città sono un caso a parte. Perché mi venite sempre a dire, ma a Barcellona quello, no, è a Madrid quell'altro? Ragazzi, quelle sono eccezioni, sono repubbliche indipendenti. A Madrid sarà tutto più caro, a Madrid ci sarà la fila per fare tutto, molto di più che nel resto. A Madrid ci sarà più delinquenza, a Barcellona idem. Sempre a Madrid, a Barcellona probabilmente no, i ritmi di vita saranno più similari a qualsiasi altro posto europeo che non va ai ritmi della Spagna in senso lato, in senso generale, proprio perché la vita di città, la vita di metropoli è caotica, raga. I prezzi di tutte le cose, affitti e acquisto delle case, soprattutto, sarà logicamente più caro a Barcellona, a Madrid. Ma quali sono i motivi? Neanche ve lo devo dire io. Questo è così da sempre. Andate in qualsiasi posto del New Jersey e andate a Manhattan e trovate la differenza. Ve lo devo dire io il motivo? Quando si fa un discorso, ripeto, generalizzato, non mi andate a cercare il pelo nell'uovo delle grandi città. Ma la stessa Valencia, vi dico che anche se ha 800.000 abitanti, non ha le dinamiche di Madrid e Barcellona. Quelle sono metropoli già che ti ingollano un pochino con i loro ritmi, la quantità massiccia probabilmente anche di gente che è venuta da fuori, stranieri che fanno la loro vita onestamente, e tantissimi malintenzionati. Per esempio,
Adesso, se volete proprio un dato fresco alla mano, vi dico la verità: Barcellona in questo momento attuale è un po' nell'occhio del ciclone, è un po' nel centro del mirino in Spagna, perché è diventata una capitale, è diventata una città piuttosto, è vero, invivibile, una città dove il livello di delinquenza è aumentato abbastanza. Quindi vedete bene coloro che si vogliono trasferire, stanno pensando a Barcellona come destinazione, perché in questo momento è nel mirino, è una città che non è più così ambita come prima. C'è una quantità di carteggiatori, no, scippatori, borseggiatori, pickpockets, come li chiamate voi, che a voi italiani vi piacciono gli inglesismi, no? Il livello di criminalità è aumentato. Onestamente, qual è il motivo? Non ce ne posso essere tanti, se no adesso alla fine dicevo che facevo un video svogliato e corto, mi viene un video di mezz'ora. I motivi possono essere i più disparati. È quello che vi posso dire. Oltretutto, degli amici catalani che mi stavano giusto appunto dicendo ultimamente che, a differenza di anni fa, se dovessero consigliare a conoscenti, amici, qualsiasi persona di andare a farsi una bella esperienza, ma addirittura anche Erasmus, una bella esperienza di vita, una stagione a Barcellona, adesso glielo sconsiglierebbero, perché non è più la stessa città di prima. Poi è stata totalmente, scusate il termine, sputtanata da questa poca regolamentazione a livello di affitto di appartamenti, vacanze. Hanno proliferato gli Airbnb di vacanzieri, di vacanze, e ci sono dei quartieri che sono addirittura, fra virgolette, stati messi a ferro e fuoco proprio dalla presenza massiccia del turismo, come lo chiamano qua, de borrachera, cioè turismo di ragazzi e ragazzini ubriachi, che gira di tutto: drogati, risse notturne, spacci, prostituzione e quant'altro, concentrati appunto in quartieri dove una volta si viveva tranquillamente. I vicini sono veramente pieni fino qua, e ancora non hanno neanche ottenuto risposta, o perlomeno non so se stanno ottenendo risposta poi dal governo catalan e dall'amministrazione comunale, perché quando ci sono gli interessi di mezzo, raga, sapete come funziona. Quindi ecco, quella Barcellona dove una volta c'era voglia di andare, per esempio, a farsi la vacanza, magari anche sì, però a trasferirsi, no? Una delle mete più ambite, no? Dall'italiano che si trasferiva, insieme a pochissime altre, si trasferiva comunque in Spagna, è un po' scaduta, è un po' scaduta, è diventata Barcellona un po' il Bronx. E addirittura ci sono anche degli YouTubers italiani che hanno canale in spagnolo che stanno giusto appunto dicendo, perché hanno base a Barcellona, stanno dicendo che non è più la città di prima. E la sicurezza nella città di Barcellona è come un po' messa più a repentaglio. Ora qui, facendo il percorso inverso, per favore non mi venite con il pelo nell'uovo. Allora, tu hai detto in quel video che la Spagna è uno stato sicuro e tutto quanto, e continuo a dirlo. E allora qui, voglio dire, qui passiamo dai due neuroni del tennis del VIC20, passiamo direttamente a uno, se mi fate sto commento, perché sto parlando di un posto circoscritto a un triangolino, a un cerchiettino, che non è tutta la Spagna, è una città. Ma come dico sempre, dovuto proprio all'aggiornamento dei tempi, qualche rettificazione è doveroso farlo, altrimenti uno rimane obsoleto, rimane atemporale. Tolti punti concreti esatti della Spagna, che sono dati dalle grandi capitali, le più conosciute, il tipo di vita che si può fare in tutto il resto del territorio non ha niente o quasi niente a che vedere con le due o tre città principali sotto moltissimi punti di vista. Ma questo, bimbi, cioè, mi sembra veramente, addirittura veramente mi sembra ridicolo di dover fare un video, di investire 10-15 minuti una domenica per dire queste cose, e c'è bisogno proprio di sottolinearle. Ma perché, scusate, tanto il mio canale è in italiano, è rivolto agli italiani, quindi il confronto mi viene proprio di default. Ma in Italia, vivere in qualsiasi altro posto che non sia, per esempio, Napoli, Roma, Milano e Torino, non ci trovate una similitudine con tutto quello che ho detto io? Che per caso la vita a Roma, a Milano? No, prendiamo le due città
città principali, come se in Spagna prendessimo Madrid e Barcellona. Mi volete dire che sotto tutti i livelli è la stessa vita che potete fare per dirvi, tanto per dirvene una, vicino Roma, Viterbo, Latina e a Milano andiamo a cercare Monza, Mantova, no, tanto per dirvene qualcuna, ora non mi vengono in mente. Mi volete dire che è la stessa cosa? No, vero? Quindi perché quando io faccio alcuni video spiegando alcuni argomenti, dettagli su alcuni temi specifici, mi andate a trovare, mi andate a cercare quei particolari che sappiamo che... Poi c'è un'altra cosa. Qualcuno addirittura lo dice anche con... sembra stizzito. Ma ve l'ha ordinato il dottore di andare a vivere a Barcellona, a Madrid? No, perché se ve l'ha ordinato il dottore o siete stati obbligati per qualche motivo... Alzo le mani, mi zittisco, che qualcuno vi ha obbligato ad andare a vivere a Madrid, a Barcellona, come quando io, per esempio, molti anni fa sono andato a vivere a Londra. Quando sono tornato dopo quell'esperienza avevo la testa come un pallone, ce la facevo più, ero diventato così, ero stressatissimo, ma me l'aveva ordinato il dottore di andare a Londra? No, potevo andare tranquillamente in un Cambridge, in un Oxford, Southampton, a Brighton, bellissimo, sulla costa. Però, sai, a volte siamo masochisti e vogliamo... E quindi poi, se a Londra... ti lamenti perché la vita è stressante, devi fare la fila per tutto, è tutto caro, ci sono i delinquenti, dipendendo da dove vai, non sei mai sicuro in casa, ci sarà un po' di Londra da qualche parte, no? Sì, da questo ambiente fantastico, con una panchina là che mi sta aspettando per fare la pennichella, mi metto lì come i cartoni animati di Sanpei con, no, Sanpei da Marina, pescatori, mi metto con la spiga d'oro. Da questo panorama che oggi non vedete, però vi ho fatto vedere gli asinelli all'inizio, è tutto. Da questa svogliatezza di oggi, da questa dolce far niente di oggi, è tutto. Spero che sia chiaro e ogni qualvolta, a partire da adesso, mi arrivano commenti di questo tipo, vi banno! Dai bimbi, grazie come sempre per vedere i miei video, alla prossima, ciao!